Se c'è qualcosa, una delle poche cose che accomuna milioni di persone in tutto il mondo, è sicuramente il calcio. Io sono nato al sud, dove c'erano pochissimi altri passatempi, passioni, hobby o come li chiamano. Ma io sono cresciuto negli anni 90 e calcisticamente parlando è stato un decennio che è stato wow. Per la mia generazione il calcio non è stato solo uno sport, è stata una faccenda seria. E se c'è qualcosa che ha appassionato e ossessionato la mia generazione, beh, è stata la Coppa del Mondo. Ragazzi, benvenuti, siamo al Museo della FIFA di Zurigo. Che figata, è mercoledì, oggi non c'è proprio nessuno nel museo, quindi mi guardo con calma tutto e filmiamo il più possibile. Tra le organizzazioni più importanti della FIFA c'è certamente la Coppa del Mondo, una competizione che fa sognare tutti i bambini del mondo. La competizione è nata nel 1930 e soltanto in due edizioni non è stata fatta, nel 1942 e nel 1946, per via della Seconda Guerra Mondiale. La finale di Coppa del Mondo del 2006 ha registrato un record incredibile, ovvero 700 milioni di telespettatori. Il 10% della popolazione mondiale ha assistito alla vittoria dell'Italia nella mondiale. Il Grasshopper è una delle due squadre di Zurigo insieme all'FC Zurich. Sono 17 i paesi che finora hanno organizzato la competizione della Coppa del Mondo. L'Italia è tra le poche, insieme a Germania, Francia, Brasile e Messico, ad averla organizzata per due volte. In Italia si è tenuto nel 1934 e nel 90. Nel 1966 l'Inghilterra fu designata organizzatrice del torneo. Nel marzo di quell'anno la Coppa Rimet, l'antenata della Coppa attuale, in esposizione in una mostra, venne rubata per poi essere ritrovata nei giardini pubblici alla periferia di Londra qualche giorno dopo. In quegli anni il regolamento prevedeva che una copia della coppa venisse assegnata definitivamente alla nazionale vincitrice per tre volte il torneo. Nel 1970 arrivarono in semifinale tutte e tre le squadre che avevano già vinto due volte il torneo, ovvero il Brasile, l'Uruguay e l'Italia. L'Uruguay venne eliminata dal Brasile e l'Italia vinse sui tedeschi. La finale quindi fu Italia-Brasile. L'Italia, reduce da una stremante vittoria sui tedeschi in semifinale, si videro battuti dal Brasile che portò a casa la Coppa. Nel 1983 poi la Coppa Rimet venne ancora una volta rubata. Questa volta in Brasile. I malviventi, intrufolatosi nella sede della Confederazione di Calcio Brasiliana, immobilizzarono il guardiano per poi dileguarsi con il bottino. La coppa non venne più ritrovata. Successivamente si venne a sapere che la Coppa d'Oro venne fusa da malviventi che ne ricavarono più di $15.000.
Dopo il 1970 e la designazione definitiva della Coppa Rimet al Brasile, allora tre volte campione, la FIFA ebbe la necessità di realizzare una nuova Coppa. Venne istituito ufficialmente un concorso a cui parteciparono 53 opere da tutto il mondo. L'opera dell'italiano Silvio Gazzanica venne scelta come la nuova Coppa del Mondo di Calcio. Fino al 2006 la Coppa veniva consegnata alla vittoria alla squadra vincitrice e poteva essere detenuta per 4 anni fino al mondiale successivo. Nel 2006 però, durante la vittoria del mondiale dell'Italia, la Coppa subì dei danni in seguito ad una caduta. In seguito la FIFA decise di non dare più la Coppa alla squadra vincitrice, ovvero la Coppa originale, ma soltanto una copia. L'originale, che pesa 6 kg, mentre la copia parliamo di circa 3, l'originale è sempre custodita qui a Zurigo. La Coppa non verrà assegnata al vincitore di tradizioni come con la vecchia Coppa Rimet, ma continuerà a girare il mondo, fino al momento in cui tutti i possibili 17 spazi sotto il basamento per le incisioni delle nazioni vincitrici verranno riempiti, quindi fino al Mondiale del 2038, dove poi verrà ritirata. Ragazzi, il tour è finito, questo museo è stato molto bello, ve lo consiglio se siete a Zurigo, è stato molto emozionante, e c'erano pochissime persone, il biglietto è costato 24 franchi e ve lo consiglio se siete qui in zona, è stato molto bello. Io vi ringrazio di aver visto il video, iscrivetevi al canale se vi fa piacere, mettete mi piace, seguitemi su Instagram anche, così guardate sempre le novità e ci vediamo alla prossima, ciao!